Buongiorno, alguna matata ragazzi e ragazze, e ben ritrovati in un nuovo video con il vostro Riccio numero 89. Siamo tornati qua su Clash Royale. Raga, sono usciti i pipistrellini evoluti che possiamo andare a comprare con il pass Royale Diamante. Io non me ne vado a privare perché, raga, li devo provare. Prima di comprare il pass Royale, ricordatevi di inserire il codice creatore CiccioGamer89. Mi raccomando. Quindi, signori, andiamo a comprare il pass Diamante. Ovviamente, ragazzi, c'è anche quello da 6,99€, che è quello oro che io vi consiglio se giocate ancora a Clash Royale. Se proprio volete tutto, 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 compresi i pipistrellini, raga, bisogna spendere 14,99€. Vabbè, guardate un po'. Quale piacevolezza infinita. Io, senza rompervi le scatole, vado a prendere i pipistrellini. Eccoli qua, l'abbiamo sbloccato. Più 25 gemme, perfetto. Regà, l'abbiamo visti i video, dai. Non è che c'è bisogno che adesso io vi faccio rivedere lo spiegone. Assolutamente, non credo che sia necessario. Allora, su quale deck andiamo a mettere i pipistrellini evoluti? Allora, ci ho pensato un pochettino e secondo me sulle golem può essere incredibile. Facendo che cosa? Rimuovendo la strega notturna. Secondo me può essere una cosa molto accattivante. Dato che comunque i barbari vengono nerfati, perché comunque però subentreranno mercoledì, Io proverei, e ripeto proverei, a utilizzare questi pipistrellini con questo deck. Mi posso sbagliare? Assolutamente. Ma che fai? Te le privi? Io non me le privo. Ovviamente, ragazzi, io li butterò in questo deck perché non so effettivamente dove possono andare bene. Poi comunque lo scopriremo man mano che andiamo avanti. Quindi frecce apocalittiche e dove trovarle. Vediamo un attimo se... Io non voglio... Ok, è stato abbastanza inutile come roba. Va bene. Ha senso, ma non ha senso secondo me. Splittiamo i Barbarian. Che c'hai cosa? C'hai la mongolfiera, zi? Questi ricicliamo, che secondo me diventano molto forti dopo. Moschettiere. Eh sì, mi sa che c'ha tipo un 2.6. Non lo so, sta giocando molto conservatore lui. Cioè, nel senso che non si sta esponendo più tanto. Ma mo arriverà un domatore mega galattico, ragazzi. E invece no. E invece no. E se io lo lascio, io lascio perdere così. Se vuoi mi giochi altro, se no no. Quindi potrebbe, forse ce l'ha anche lui. Potrebbe averceli anche lui. Potrebbero essere buoni questi, ragazzi, però vanno caricati. Ok, c'è ancora da lavorarci. Bello, 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 bellissimo. Tanti danni. Cioè, tanti danni, ma non neanche così tanti. Devo capire bene ancora i pipistrellini. Ma me sa, erano evoluti quelli. Lo sai che non lo so. Lui cicla bene, eh? Questo c'è da dirlo. Lui cicla veramente tanto bene. La mongolfiera è un problema. Però noi stiamo calmi. Tra l'altro, ragazzi, prossima volta faccio rivedere i vostri commenti, promesso. Promesso, oggi mi sono dimenticato, ci sta. Mamma mia, è una cosa che deve essere per forza così. Lui tanto mi rigiocherà come prima. Cioè, lui mi riattacca a destra, secondo me. No, infatti, prima non ce l'avevamo evoluti i pipistrellini. Ok. Quindi devono essere ciclati due volte. Due volte i pipistrellini. Secondo me questo c'ha senso tantissimo. Fare di questo c'ha un botto senso. Proviamo a tirare i nostri pipistrellini. Vedi che rimangono comunque in vita. Io quello volevo vedere. Io quello volevo vedere. Non dico cavolate. C'è un pipistrellino ancora che se la sta cavando bene in tutto. Guardatelo. Povero pipistrellino. Ingiustamente massacrato. Io andrei a dare valore così alle nostre truppe. Sicuramente farei così. Non fa niente che lui ha mongolfiera, ragazzi. E noi ce n'abbiamo di roba. Tanto lui deve fare l'ultimo attacco adesso qua. Ci abbiamo un botto di roba per difendere. Quindi non mi preoccuperei minimamente. Ottimo.
Bene, bene, non è stato facile. Allora, sapete che forse... Allora, sicuramente i pipistrellini si muovono meglio in un deck cycle. Molto probabilmente perché vanno ciclati tante volte. Cioè, se fossero stati pipistrellini normali, pipistrellini Evo... Ok, ma dato che sono pipistrellini normali, normali, e poi diventano Evo... Probabilmente... Probabilmente sarebbero stati utili un pochino di più in un deck cycle. Assolutamente. Quindi principe, beh, questo diciamo che assolutamente sì. E dove trovarli? Barbari comunque rimangono una di quelle carte belle solide. Ok, non dovevo fare così, perché comunque avrei comunque preso una hit. Lui ha veramente ciclato l'inverosimile, ma a quanto pare neanche così tanto inverosimile. Ok. Non male, eh. Lui ha sprecato veramente tanto. Pipistrellini ottimi, purtroppo mi hanno dato una bottarella. E io devo fare per forza così, raga. Perché se no lui l'attore me la spappola. Non è male come player, eh. Cioè, secondo me, perché comunque mi sta mettendo molta pressione su entrambi i lati. Non male. Non male l'opponentino, non male. Ottimo che lì abbiamo, non vi dico gestito, ma un po'. Se adesso mi tira i barbari diventa un problema. Io però devo cercare di recuperare un po' di elisir, ragazzi, che sto troppo sotto. Lo so che i danni sono tanti, lo so. Però lui sta giocando bene e mi sta facendo fare da un lato o da un altro. Da un lato, pipistrellini, vedete che non li sto avendo spesso e volentieri, no? Adesso sì, ce li ho. Però raga, io devo prendere pizzelli. Cioè, mi posso difendere come volete. Magari è una giocata sbagliata la mia, eh. Totalmente sbagliata, perché guardate che lui non sta tirando niente. Quindi potrebbe, se mi vuole fare il sorpresone, potrebbe essere. Mi sbaglio, i pipistrellini sono stati spezzati a metà. Facciamo così, va, recuperiamo la torre, buttiamo giù lei, che mi sta quasi urtando il sistema nervoso. Io farei anche così e farei di questo. Doppia curatrice, che non è molto forte quella fireball con la mia doppia curatrice, eh. E continua a non essere forte, raga. Doppia curatrice per lui è veramente un problema, eh. Doppia curatrice, ragazzi, fortissima. Fortissima, 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 fortissima. Si procede molto, molto bene. E quindi ci siamo portati. Sì, sì, tira la fireball, vai, che doppio contro le mie doppie curatrici difficilmente puoi fare qualcosa. Quindi secondo me i pipistrellini Evo qui non rendono benissimo. Stanno comunque prendendo un buono spazio a posto della strega notturna. Ci può stare. Però calcoliamo che sono talmente tanto forti che probabilmente le persone in questo momento, se non avevano le frecce messe da qualche parte, adesso nei deck troveremo molto più spell adatte per fare quello, no? Lui ha tentato di fare una giocata semi-decente, però non è che gli sia riuscita tutta sta roba qua. Vediamo un po', è un deck abbastanza particolare il suo, nel senso che è particolarmente ostico per come gioco io. Barbari evoluti. Sto pensando, no, quale possa essere ovviamente la più forte in questo deck. Ma questo, vabbè, è inutile dirvi che mi dà una solidità non indifferente. Diciamo così, andiamo a pulire un po' tutto. Torre Bombi, raga, Torre Bombi è tanta roba, lo sapete. Ancora non è stata nerfata la Torre Bombardiera. Presto verrà nerfata, per fortuna. Sì, ci sta. Che ti devo dire, ci sta un botto. Diciamo che questo non me la non me la fa raccontare molto bene, Come potete vedere, ragazzi, io posso giocarmela bene quanto volete, ma proviamo. Facciamo questo. Però loro non sono carichi, raga. Quello è il problema. Allora, calcolate che di base lui a torre bombardiera io difficilmente riuscirò a entrare lì. E lui comunque mi spizzicherà sempre con il miner.
Partiamo da questo presupposto qua. Quindi no, sto giro l'ha pure tirato bene. Va bene. Come faccio? Come faccio? Sì, perché poi uno dice Madonna quanto è bravo a fare tutte queste cose. Io non sono d'accordo sulla bravura dell'opponent. Non sono assolutamente d'accordo. In particolar modo da queste giocate si denota la sua scarsità. In particolar modo con queste giocate qua. Meno male va. Meno male va che sei scarso. Dai, la torre gliel'abbiamo fatta. Dovrebbe essere fatta la torre, se non erro. Mamma mia, le mie doppie curatrici, ragazzi, sono una bomba. Una bomba ancestrale. Facciamo così, facciamo così. Quella non è male sicuramente come giocata da parte dell'opponent. Quella la andiamo a chiudere così. Guardate la torre centrale, raga, eh. Guardate la torre centrale. Non sbattete gli occhi. I pipistrelli miei, ragazzi, con questo deck difficilmente riesco a godermeli. Ovviamente, raga, possiamo anche provare a cambiare deck eventualmente. Però dove inserirli sti pipistrellini Evo? Perché non mi stanno funzionando molto bene. Sicuramente si parlerà di un cycle deck bello pesante con domatore, questa roba qua. Cioè io mi immagino molto di più un deck del genere con i pipistrellini che questo. Anche se eventualmente questo video qua lo possiamo fare utilizzando questi pipistrellini qua. E poi veniamo sul secondo canale, perché oggi uscirà un video sul secondo canale. Tra l'altro mi sono dimenticato di dirvi all'inizio video che oggi dovremmo stare in live. Dovremmo stare in live sul primo canale YouTube Clash Royale. Domator che ha fatto tanto male. Domatore che ha fatto veramente tantissimo male. Noi facciamo così, che per il momento mi sembra andare, aia, tra bene. Torre bombi di nuovo. Strano, eppure non la usa nessuno la torre bombardiera. Com'è? Allora, potrei tirare forse questo da qua e gli potrei fare male. Quindi ci voglio provare. Ci voglio provare, anche se magari sbaglio. Oh, yes. Con questo ovviamente prendiamo un pochino più di valore. Facciamo così. La vado a resettare e vado a colpire tutto quanto. Ragazzi, devo utilizzare la furia in questo momento, perché se no non so se riesco a buttargli giù ancora la volatore bombardiera. È pieno zeppo di torre bombardiere. Pieno, raga, pienissimo. Pienissimo. Ora adesso la sua torre bombardiera ovviamente avrà meno potenziale, perché io posso tirare comunque le carte appunto sulla sua torre bombardiera. Andrei a ciclare i pipistrellini Evo, che dico la verità oggi non stiamo utilizzando così tanto, perché sicuramente, allora ripeto, adesso ormai tutti quanti sanno che ci sono i pipistrellini Evo, e mi sa che lui adesso sta per giocare i 29.000 moschettieri. Ci può stare. Ci può stare. Vedi, è per quello che io vi dico, no? Invece di far perdere tempo alle persone, Clash Royale non potrebbe fare un tasto esci. Cioè, la gente deve rimanere ferma, immobile, non fare niente. Capito? È un peccato, no? Quindi pipistrellini Evo, che loro vanno caricati, e quello è il problema. Loro si devono caricare tantissimo, e una volta che sono carichi diventano belli ciotti, diventano. Vediamo un po'. Oggi mi sto prendendo bene con Clash Royale. È vero che c'ho anche da fare tra poco, però voglio continuare a giocare, anche perché sono leghe semplici queste qui, no? Quindi vi faccio un video un pochino più elevato. Ma il problema secondo me è il video che metterò sul secondo canale. Come sempre. Come sempre sarà il video che metterò sul secondo canale, che è quello lì dove forse avrò più problematiche. Allora, lui mi tira un re, un gigante scheletro a sinistra. Io posso completamente bypassare quello che è il suo attacco, perché comunque avendo i barbari che sono molto forti contro quella carta là, io adesso faccio lo gnorri. Butto i barbari in maniera strategica. Tiro delle frecce aspettando un secondo e mezzo. Infatti, come vedete, abbiamo avuto molto valore su questa giocata qua. Ci può stare, eh? Anche barbari a sinistra, tantissimi danni.
Come me la cavo qui? Come me la cavo qui? L'unica cosa che mi viene in mente da fare è questa. Non mi viene in mente altro in questo momento, raga. E io penso che questa sia fortissima. Immagino che sia fortissima. Forse sì, forse no. Quindi devo fare per forza così. È un problema e non vi credete perché sto sotto l'Isir. Quindi o gli regalo l'attore di sinistra, perché guardate io non ho niente. Quindi mi sa che gliela devo regalare, raga, perché secondo me lui sprecherà anche altro. Ma infatti immaginavo. Facciamo così. Non fa niente che metta, non me ne frega niente. È una bella giocata, per carità, ma non è una roba incredibile. Sto subendo i suoi attacchi. Cioè, il suo deck, per assurdo, a quanto pare cicla meglio del mio. Cicla meglio del mio. E io questa da parte dell'opponent non mi è piaciuta. Vi posso dire la verità. A me non mi è piaciuta, raga. Perché, scusami, io non voglio dire, ma te sei dimenticato che io ho sta roba qua. Questa pure è fortissima. Muovo anche se mi fa la clonazione, no? Ma a me che me ne frega. Facciamo così, facciamo così. E facciamo così. Proviamo a curare qualsiasi cosa possiamo curare. Andiamo a fare sicuramente così. Andiamo a tirare delle frecce. Ok, io devo rimanere comunque con l'attacco vivo, raga. Però devo stare molto, molto, molto attento. Ok. Non dovrebbe essere un problema così apocalittico per il momento. È stato un problema apocalittico. Devo dire che le bombe... Non male. Non male, non pensavo ce la facesse. Non pensavo ce la facesse. Qui sicuramente i barbari evoluti sarebbero stati molto più forti. Non credevo di perdere sta partita. Gli è entrata una bomba probabilmente un po' così così. Barbari evoluti sono molto forti in questo deck, raga. Poi dobbiamo in realtà aspettare i bilanciamenti prima di fare qualcosa. A saperlo, mi attiva volatore centrale. Vabbè, un po' così, dai. Ci può stare la fireball su questo? Secondo me sì. Secondo me c'è una bella fireball, valore torre. E ti dirò, dato che sei antipatico come pochi. Bello, non era male questa, sapete? Non era male se... Aia. Ok, è rimasto qualcuno? No. I pipistrini ce l'ho pure io, però. Uno sicuramente mi muore dopo le... Ah, no, ok. Non uno, ma tutti. Furia ci sta. Furia ci sta tantissimo. Sono danni incredibili per l'opponente. Tronco molto buona. Va bene. Sti pistrellini, ragazzi. Lui c'ha pure fireball. Quindi diventa veramente un problema qua, sapete? Barbarievo, ragazzi. Sarebbero stati praticamente incredibili. Allora, io qui praticamente qualsiasi cosa vado a giocare, la torre comunque l'ho persa. Cioè non me posso inventa niente. Parliamoci chiaro. Quindi cerchiamo di fare una ripartenza da dietro e cerchiamo di gestirci la situazione al meglio delle possibilità. Esatto. Che lui purtroppo ce n'ha. Però se io non gioco niente, se non erro, anche se lui mi tira la tronco, la sua torre è andata. Quindi è inutile che io vada a sprecare roba. Lo so, bro. Vabbè, io comunque lo devo fare per forza. Facciamo così. La furia è stata voluta, no? La furia è stata voluta perché tanto sapevo che tu magnientavi. Il problema è se lui ha il gigante royale Evo. Il gigante royale Evo incomincia a darmi parecchi problemi. Lui sta ciclando il deck. Eh sì, io c'ho loro, ma... Facciamo così. Peccato che loro sono poco resistenti. Cavolo, davvero. Facciamo così, che secondo me è un valore apocalittico togliere sta roba qua al momento giusto, no?
Secondo me sì. Vai, 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 vai. Io continuerei ad attaccare. Io continuerei ad attaccare in maniera molto profonda, sinceramente. Pensa, lui ha tirato una fireball sotto la sua torre perché non riusciva a buttarmi giù la mia con 249 HP. Sono abbastanza sicuro. Sono abbastanza sicuro. Signori, vi voglio bene. Il deck ovviamente con i pipistrellini evoluti purtroppo non va bene, quindi questa va rimossa e dobbiamo rimettere lei. Vi voglio bene, ci vediamo sul secondo canale in questo momento. Allora, tra poco. Ciao.